Buongiorno, sono Roberto Botta, il presidente del corso di laurea magistrale in scienze agrarie. Vi ho messo queste slide che commento per darvi alcune informazioni sui curricula. Che cosa sono questi curricula? Intanto si tratta di tre diversi curricula che qui vedete: gestione sostenibile delle colture, smart agriculture e cooperazione internazionale. Vi devo dire però innanzitutto che voi, iscrivendovi al corso di studi magistrale in scienze agrarie, sarete poi laureati in scienze agrarie. Quindi vi chiederete che significato ha il curriculum. Il curriculum ha il significato di delineare dei percorsi particolari nell'ambito delle scienze agrarie e di a farvi arrivare alla fine del percorso con delle peculiarità, quindi avrete delle prospettive di lavoro in parte comuni a tutti i curricula e in parte invece più specifiche del curriculum che avete seguito. Come fare per iscriversi? Allora, questo lo verificate sulla pagina del corso di studi, ci sono diversi punti in cui si spiega molto bene. Ricordo solo che ci sono due fasi: l'ammissione, quindi dovete iscriversi tramite Mai Unito per essere ammessi alla laurea. Perché c'è questa fase? Ma perché è una laurea magistrale, quindi presuppone che voi abbiate una buona preparazione derivante dal percorso triennale. Quindi sono richieste alcune materie, prima di tutto i requisiti minimi, cioè dovete aver superato esami di particolari settori scientifico-disciplinari, cosa che normalmente se siete laureati della classe 25, cioè scienze agrarie, scienze tecnologie agrarie e scienze forestali, avete, non è un problema, però è comunque noi dobbiamo verificarlo. Se da altri corsi di laurea, in molti casi non ci sono, diciamo, lacune formative, però è comunque opportuno per altri corsi di laurea verificare questo particolare aspetto. Poi, in una certa data che è specificata sulla pagina del corso di studi, vi viene dato l'ok per quanto riguarda i requisiti minimi e quindi siete ammessi alla prova, al test scritto e all'orale. Test scritto che consiste in 50 domande, 10 per ogni argomento del syllabus, è un test a risposte multiple che è seguito da una parte orale. Quindi, superato il test o comunque fatto il test, andate all'orale dove si valuterà se avete risposto in modo adeguato e se ci sono delle parti che dovete rivedere e portare eventualmente alla successiva sessione di ammissione. Voi potete, siete ammessi a un massimo di 2 esami di ammissione nel corso dell'anno. Ma penso che ce la possiate fare tranquillamente, con questo leggetevi le materie del syllabus. Aggiungo che ecco, dopo l'ammissione andate all'iscrizione. L'iscrizione, che è la cui data di scadenza, l'ultima data è ancora da definire, di solito cade intorno al 10 di dicembre come data indicativa, ma verificate. Quindi entro quella data dovete iscrivervi. Aggiungo un dettaglio che riguarda l'inglese. Ora, da quest'anno noi non facciamo più una valutazione dell'inglese, in quanto coloro che accedono alle lauree magistrali si dà per scontato che conoscano l'inglese, che abbiano un certo livello di conoscenza che deve essere almeno B2. Quindi non facciamo il test e diamo un po' per scontato che abbiate conoscenze in campo del linguistico e informatico. Così è, vedremo poi, ci sono dei curricula che hanno dei codici, degli insegnamenti in inglese e questo quindi vale per tutti. Va da sé che se non siete un po' deboli di inglese, magari è più difficile andare avanti con un curriculum che ha degli insegnamenti in inglese. Non è detto però che non si possa fare, nel senso che quello che conta sempre, ricordatevelo, è la determinazione. Mi piace un certo corso di studi, mi piace un certo lavoro, sono determinato e lo faccio, anche se magari parto
con qualche svantaggio, ma questo svantaggio lo posso colmare con lo studio e con l'applicazione. Poi scelta del curriculum nel piano carriera. Allora, quando è che entra in gioco il curriculum? Non subito, no? Non adesso, adesso non dovete fare scelte, formalmente la scelta la fate poi nel piano carriera. Tuttavia è ovvio che quando poi inizieranno i corsi a ottobre dovete avere un'idea di cosa volete fare, perché ci sono delle differenze già tra alcuni insegnamenti del primo semestre, diventeranno poi più importanti nel secondo semestre, ma già dall'inizio è bene che abbiate un'idea di cosa volete fare. Allora, vediamo i curricula. Gestione sostenibile delle colture richiama il curriculum preesistente, che era anche quello più frequentato, per cui lo abbiamo mantenuto aggiungendo alcuni corsi che vi dirò. Questo è sviluppato prevalentemente nell'ambito della produzione e gestione sostenibile delle colture e la didattica è interamente erogata in italiano. Qua vediamo brevemente gli insegnamenti. Qui vedete alcuni insegnamenti che saranno poi comuni agli altri curricula: politica agricola internazionale e estimo, l'estimo rimane importante, metodi e strumenti per l'analisi dei dati, la geomatica, che è una materia molto interessante per voi, perché si tratta di utilizzare mezzi diversi per eseguire rilievi dal piccolo, cioè dal piccolo rilievo aziendale per mettere a dimora fare un impianto di fruttiferi, ad esempio, fino a tecniche di geomisurazione, di geolocalizzazione e misurazioni anche aeree che servono a livello poi territoriale. Gestione e tutela delle risorse idriche, dove la semplice idraulica va oltre gli aspetti meramente ingegneristici per portarsi al livello dell'azienda e del territorio di nuovo. E poi abbiamo le produzioni animali, quindi un approfondimento sulle diverse specie animali che vengono allevate, e poi alcuni corsi che abbiamo inserito. Abbiamo inseriti perché è stato tolto il corso di diritto agrario, non un corso inutile, ma purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte. Allora, innanzitutto ecologia e sistemi agrari, che è un corso che vi dà un bel inquadramento non tanto sull'ecologia intesa in senso puro, quanto sull'ecologia inquadrata nei diversi sistemi agrari, quindi vi dà la flessibilità poi di operare in contesti agrari differenti, climaticamente e pedologicamente parlando. Poi abbiamo un corso a scelta tra pedologia e land evaluation e agrochimica ambientale. Qui andiamo ad approfondire da un lato aspetti che riguardano il suolo, le caratteristiche del suolo, di nuovo sia a livello aziendale che di territorio, per portare a scelte culturali e di nuovo anche di destinazione dei suoli alle diverse colture. E poi da agrochimica ambientale, quindi interazione del mondo dell'agricoltura che utilizza sostanze chimiche e non solo il mondo dell'agricoltura, ma il complesso sistema ambientale agricolo e l'influenza della chimica su questo. Poi ci sono i CFU a libera scelta, 8 CFU come negli anni precedenti. Ecco, secondo anno, primo semestre, un corso a scelta tra orticoltura e frutticoltura e poi due corsi a scelta tra malerbologia, quindi gli insegnamenti che riguardano la difesa dalle malerbe piuttosto che dai fitofagi e dai patogeni vegetali. Poi c'è ancora un corso a scelta tra quelli non selezionati, quindi avete una buona possibilità di scegliere corsi. Volendo questi li potreste scegliere tutti utilizzando anche i crediti a scelta che abbiamo visto nella pagina precedente.
Infine, secondo anno, secondo semestre, non ci sono più insegnamenti, ma ci sono le attività di tirocinio che abbiamo collocato qui, ma potete iniziare anche prima, questo lo specifico. Il tirocinio è importante per noi, le aziende, cioè il mondo delle scienze agrarie lo ha sottolineato più volte, il mondo del lavoro, le parti sociali che abbiamo consultato, cioè quindi un tirocinio che non si fa in università ma si fa in azienda, in uno studio di agronomi, in un contesto agricolo che potete scegliere e contattare anche voi, e poi noi valutiamo se consono ai requisiti che abbiamo stabilito, ci si può convenzionare e potete fare il tirocinio in questa azienda, il contesto che avete scelto. Poi le esercitazioni interdisciplinari non credo di dovervele presentare, sono quindi interdisciplinari più docenti che vi seguono, lavori di gruppo, lavori collaborativi, sviluppo di progetti su aziende, su tematiche di attualità del territorio. Una prova finale, che è invece un lavoro sperimentale condotto presso l'università sotto la guida di un docente. Questo pacchetto finale lo troveremo identico, almeno nella forma, nei tre curricula. Smart Agriculture, ecco, qui abbiamo, non è una traduzione in inglese del curriculum precedente, c'è enfasi sicuramente anche qui sulla sostenibilità, ma c'è un maggior approfondimento sulle tecniche digitali di precision farming, quindi sull'agricoltura di precisione. È l'evoluzione di un curriculum precedente che era già erogato parzialmente in inglese e vuole essere un curriculum fruibile anche da studenti stranieri e che verrà utilizzato nell'ambito di accordi internazionali per favorire gli scambi e le interazioni tra studenti. Interazioni internazionali tra studenti. La didattica quindi è solo in parte in italiano, diciamo due semestri sono in italiano e due sono in inglese. Vediamo, quindi vedete, il primo semestre richiama alcuni insegnamenti che abbiamo già visto, politiche agricole internazionali e estimo rurale, metodi e strumenti per l'analisi dei dati. Qui non c'è la geomatica perché viene trattata poi nella parte in inglese e c'è invece, ci sono i sistemi energetici e le energie rinnovabili, un corso anche molto interessante, molto attuale, quindi come produrre energia da fonti rinnovabili, quindi tutte le tematiche che sono non food in questo caso, quindi agricoltura destinata non all'alimentazione ma alla produzione di energie rinnovabili e tecnologie, quindi sistemi energetici che derivano da tecnologie per la produzione di energia. Ok, qui anche c'è un corso a libera scelta che si può pescare dagli altri curricula o da questo, diciamo tra le materie, c'è poi un pacchetto di materie a scelta che adesso non vi presento per non parlarvi per ore, ma lo trovate sul manifesto degli studi. Qui abbiamo allora secondo semestre, partiamo con le corsi in inglese. Che cosa abbiamo? L'idea è quella di fornire dei tools, quindi dei mezzi, delle conoscenze che ci permettano di prendere decisioni al fine di gestire al meglio le colture. Quindi abbiamo dei mezzi come la geomatica, e a questo caso la associamo alla pedologia e alla pianificazione per l'utilizzo del territorio in funzione del tipo di suoli che sono presenti. Poi abbiamo un corso che si occupa di gestione dell'acqua negli agroecosistemi, quindi a livello aziendale ma anche a livello un po' più ampio, quindi sistemi agrari. Ancora, per quanto riguarda il suolo, abbiamo approfondimenti sulla gestione del suolo e dei nutrienti,
a livello di aziende, a livello di sistema agrario. Da questi corsi, da questi insegnamenti, si crea poi una sintesi. E attraverso la realizzazione di progetti, report e presentazioni nell'ambito di questo corso, che è una delle innovazioni di questo curriculum. Cioè il corso che prevede non è un insegnamento dove arriva un docente e ve racconta per 80 ore, ma è un corso dove voi siete attori. Ci sono insegnanti, ci sono docenti che vi seguono. Ma si tratta di qualcosa di simile alle esercitazioni interdisciplinari, ma che in questo caso utilizza i tools. Vi ho voluto inserire qui la spiegazione presa dalle schede degli insegnamenti. Tra l'altro, gli insegnamenti, se volete approfondire sugli insegnamenti, trovate le schede già disponibili e quindi potete andarvele a leggere. Questa è ovviamente in inglese, quindi si tratta di. In questa esercitazione che prevede di nuovo in forma collaborativa lavori di gruppo multidisciplinare, si tratta di raccogliere, combinare, analizzare un insieme di dati che comprendano dati recuperati da sensori, da immagini satellitari, da banche dati, ma anche da una raccolta di campo in azienda eseguita da voi per creare elaborando questi dati, delle informazioni che siano di supporto per ottimizzare la qualità e la produttività delle colture. Quindi è innovativo nei modi e nei contenuti. Poi abbiamo il secondo anno, primo semestre, tecnologie di precision farming, questo è proprio focalizzato sull'agricoltura di precisione e si collega anche con il semestre precedente, abbiamo visto per esempio la geomatica e la pedologia applicata al territorio. E si completa con perché viene calato oltre che nelle colture di campo, di pieno campo, cerealicole, viene calato anche a livello di esemplificativo su colture da frutto e sulla vite. Quindi frutta e vite, frutta, fruttiferi. Quanti fruttiferi? Chiaramente abbiamo 8 CFU, quindi parleremo in parte di vite, di sistemi sostenibili di coltivazione, ma tratteremo alcune specie modello, alcuni fruttiferi modello di importanza non solo in Piemonte, ma a livello italiano ed europeo. La sostenibilità viene ulteriormente approfondita con un corso integrato sulla gestione dei patogeni e dei fitofagi. Anche questo in collegamento con la parte precedente sulla gestione dei fruttiferi e della vite e delle tecnologie di precision farming che si applicano quindi appunto sia per la coltivazione che per la gestione della lotta a fitofagi e patogeni. Di nuovo qui abbiamo un'attività trasversale collaborativa e multidisciplinare, che è Smart Farming System Design and Evaluation. Anche di questa ho inserito una diapositiva con una serie di dettagli. Qui si tratta soprattutto di fare una valutazione, valutare cosa? Utilizziamo in questo caso degli indici di impatto ambientale per studiare l'impatto dei processi produttivi a livello aziendale e quantificare cioè in diversi scenari, quantificarli e capire quali sono gli scenari più positivi, più favorevoli per una coltivazione che minimizzi gli impatti agroambientali dell'ambiente, sull'ambiente e sul sistema agrario della coltivazione, disegnando possibili strategie, quindi design, quindi promuovendo, cioè creando nel progetto delle possibili strategie e azioni per
che migliorano gli indicatori massimizzando l'efficienza degli input e la qualità e la produttività allo stesso tempo, quindi avere degli input ottimizzati rispetto agli output che sono poi la produttività delle colture e la qualità. Mi permetto sempre di aggiungere, non dimentichiamoci che non basta produrre tanto, ma dobbiamo produrre anche qualità. Quindi questo è un altro diciamo elemento innovativo, quindi non si tratta solo di studiare a testa bassa sui libri, ma anche di mettere in pratica quello che si è studiato. La cooperazione internazionale, ecco, questo è un altro percorso che mi piace molto quando mi è stato proposto, anche se io non ne sono particolarmente coinvolto, mi è piaciuto molto perché è un curriculum nuovo, unico in Italia, nell'ambito delle scienze agrarie. E l'idea di fondo qual è? Parte dalla constatazione che la maggior parte di coloro che operano nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo non sono agronomi, sono persone che hanno lauree di altra natura, come prevalentemente nel contesto sociale. E quindi cosa succede? Succede che poi in realtà la maggior parte di questi progetti di cooperazione hanno una forte componente agronomica e quindi vengono poi chiamati degli agronomi. Allora ci piaceva l'idea di realizzare, diciamo laureare degli agronomi che avessero delle competenze più trasversali per operare nel contesto della cooperazione, non solo da agronomi che hanno studiato il melo, il pero, il grano e magari il pistacchio, ma da agronomi che hanno studiato i sistemi produttivi di queste aree e anche hanno ampliato le loro conoscenze ad insegnamenti mutuati da corsi di laurea che appunto si occupano della cooperazione, ma di più dal punto di vista sociale ed economico. E questo come si realizza? Si realizza attraverso questo percorso dove abbiamo di nuovo, qua vedete, compaiono gli stessi esami che avete visto, gli stessi insegnamenti che avete visto un po' mescolati nelle versioni precedenti. Per esempio qui abbiamo messo sistemi energetici e energie rinnovabili perché in queste aree ci sarà anche enfasi proprio sui sistemi energetici che si possono realizzare in quelle aree, non solo su quelli che realizziamo qui in Piemonte o in Italia. Poi la geomatica, la gestione e tutela delle risorse idriche, anche qui le risorse idriche sono molto importanti per queste aree, e poi politiche agricole internazionali, e non c'è l'estimo qua, non c'è l'estimo perché si darà più peso alle politiche agricole nel contesto della cooperazione e a strumenti di valutazione di cosa? Dell'efficacia dei progetti, dell'efficacia delle azioni di sviluppo sul territorio, sia prima che dopo la loro realizzazione, cioè in fase progettuale successivamente. Quindi un primo semestre che è in buona parte simile a quello degli altri curricula e un secondo che, scusate, invece si diversifica perché andiamo qui a toccare proprio i temi della cooperazione mutuando due corsi in inglese da il corso di laurea che vi ho citato prima, dove si impara che cos'è la cooperazione internazionale per lo sviluppo e si inizia anche a fare sviluppare una parte pratica di project design su questi temi e poi si approfondiscono anche aspetti di tipo socioculturale e antropologico per capire i contesti sociali e culturali in cui si va ad operare con la cooperazione. Questi insegnamenti, tutti gli insegnamenti che vi ho presentato finora sono svolti a Grugliasco, solo questi due si svolgono presso il CLE, il Centro Luigi Einaudi,
a Torino, presso il Dipartimento di Culture Politiche, Politica e Società, e potete accedere ai programmi di questi corsi per approfondirli un po' di più. Io ve li ho accennati così, quindi magari volete vedere di cosa si tratta cliccando su questi link. Ecco, non dimentichiamo invece la parte che fate a Torino, che è costituita da questi 6 CFU. Tenete conto che noi faremo in modo di organizzare l'orario in modo che si possa andare a Torino in certi giorni e poi seguire questo corso integrato a Grugliasco senza doversi teletrasportare. Ecco, quindi funzionalità e conservazione della risorsa suolo. Quindi qua si parla di nuovo del suolo, il suolo sotto l'aspetto più chimico e sotto l'aspetto pedologico, sotto l'aspetto di fertilità. E perché il suolo? Perché i suoli sono una risorsa a rischio in questi paesi, perché vengono maltrattati a volte, vengono maltrattati per via dell'inquinamento, perché a volte sono presenti certi tipi di miniere, sistemi estrattivi di minerali, perché ci sono aziende chimiche, ci sono fenomeni di sboscamento, quindi per problemi di erosione piuttosto che al contrario problemi di desertificazione. Poi abbiamo dei CFU a libera scelta, a completamento del semestre, che di nuovo potete andare a pescare anche negli altri curricula, perché nulla vieta che vi approfondiate qualcosa di interesse negli altri curricula. Secondo anno, primo semestre, ecco qui parliamo di agroecosistemi sostenibili, che però non è il corso di ecologia e sistemi agrari che abbiamo visto prima. È un qualcosa qui che invece approfondisce in particolare i contesti, le conoscenze sui contesti agrari di questi paesi, e fa con dei richiami anche di tipo culturale e sociale, perché sono contesti agrari che derivano da un determinato una determinata situazione culturale, economica, sociale, politica. Questa peraltro è una parte che appunto vi permette di capire come si fa agricoltura in questi paesi o come si dovrebbe fare. Poi abbiamo un corso parallelamente, qui si parla di agricoltura in generale, ma con particolare enfasi alle piante. Per le piante, poi c'è un corso più specializzato sulle produzioni animali nelle aree tropicali. Questo corso è in inglese perché è un corso esistente ed è erogato a Grugliasco. Poi abbiamo un corso sulla gestione e lo sviluppo di filiere vegetali, dove si va invece ad analizzare queste colture con una destinazione più industriale, diciamo, come per esempio il caffè, il cacao, il tè, ecco. E quindi in questo ambito si considera un certo tipo di filiera, dove peraltro di nuovo sarà presente magari l'azienda del latifondista, ma anche la piccola azienda, e quindi questo verrà considerato nel corso. Anche qui c'è un laboratorio interdisciplinare che richiama un po' le due attività di cui vi ho parlato prima. Questo è un bel laboratorio da 10 CFU, di nuovo ci sono diversi docenti che partecipano, c'è da sviluppare un progetto ed è un tipo di attività che si svolge in modo collaborativo, analizzando delle situazioni di contesti di aree geografiche diverse, ma elaborando di nuovo un progetto e presentandolo in modo similmente alle esercitazioni interdisciplinari. Ecco, qui abbiamo poi di nuovo queste tre attività: tirocinio al secondo semestre, progettazione territoriale di filiere, esercitazioni interdisciplinari e la prova finale.
In questo caso stiamo valutando, perché il tirocinio lo dovrete fare in questo caso presso ONG o comunque presso strutture che vi permettono di fare un tirocinio collegato alla cooperazione il più possibile. Quindi valuteremo se il tirocinio potrà essere associato alla tesi, purché la tesi rimanga sperimentale sotto il controllo di un docente. Vediamo, stiamo partendo con questo corso, con questo curriculum, quindi dobbiamo ancora affinare alcune cose. Ecco, io questo che volevo dirvi l'ho detto, chiuderei qui e vi lascio come ultima diapositiva quella in cui c'è la mia email. E io contattatemi se avete dubbi sulle questioni, appunto, così più di contenuti, e se avete invece questioni più amministrative, che io solo accennato, rivolgetevi all'ufficio servizi agli studenti, alla segreteria studenti e OTP, orientamento tutorato, l'ufficio orientamento tutorato, per avere ulteriori informazioni. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Passo e chiudo.